La foto del bambino curdo di 3 anni, ripreso morto su una spiaggia turca, è stata riportata dai media di tutto il mondo. Era il settembre del 2015. Questa foto ha aiutato a riflettere sull'agonia della Siria, un paese di 23 milioni di abitanti che dal 2011 ha visto morire 250.000 persone e fuggire gran parte della sua popolazione. La Siria non è l'unico paese dal quale partono i profughi, sempre soggetti a sfruttamento. Sono sbarcate in Italia 154.000 persone nel 2015 e 106.000 fino all'agosto del 2016. Poche migliaia di siriani e molti profughi provenienti dall'Africa, Nigeria, Eritrea, Somalia, Sudan, Gambia e ancora altri paesi. Di essi la maggior parte ha presentato domanda d'asilo. Non mancano quelli venuti alla ricerca di un lavoro e che ha considerato l'Italia solo un'area di passaggio. Nel 2015 l'Italia ha continuato ad adoperarsi per il soccorso in mare, l'assistenza alle persone sbarcate e la sistemazione nei centri d'accoglienza dei richiedenti asilo, mentre per gli altri è prevista l'espulsione. L'Unione Europea resta divisa rispetto alla gestione dell'accoglienza. Ci sono paesi che hanno costruito dei muri e altri che non accettano un'equa ripartizione dei profughi. Anche in Italia una parte dell'opinione pubblica, spesso ispirata dalle posizioni di leader politici e culturali, è schierata contro l'accoglienza. Per sostenere questa posizione vengono utilizzati a volte dati infondati o parziali e argomentazioni velleitarie, che si ispirano a una sindrome da invasione e a uno spirito xenofobo. Il fenomeno migratorio rischia di essere identificato solo con i flussi di profughi. In realtà, anche nel 2015 sono continuati gli arrivi per inserimento più o meno stabile, specialmente per ricongiungimento familiare, e sono stati registrati 250.000 nuovi residenti provenienti dall'estero, tanti quanti erano gli emigrati italiani che partivano negli anni 60. Il numero dei residenti stranieri è rimasto pressoché stabile, a quota 5 milioni. In alcune regioni gli immigrati sono risultati in diminuzione e in altre in crescita. In tutte è fortemente aumentato il numero dei nuovi cittadini italiani. Ben 178.000 stranieri residenti hanno acquisito la cittadinanza italiana nel 2015, una persona ogni 25 residenti. I cittadini italiani di origine straniera sono nell'ordine di 1.150.000 e sono destinati ad aumentare. Una più attenta riflessione meritano i motivi dell'immigrazione in Italia. Gli immigrati incidono per l'8,3% sulla popolazione residente, per più di un decimo sugli occupati. Sono una sorta di paracadute demografico, tenuto conto che nel 2015 la popolazione residente in Italia è diminuita di 130.000 unità, soprattutto per la prevalenza delle morti sulle nascite. Mettendo a confronto le spese sostenute per gli immigrati e gli introiti da loro assicurati nel corso di un anno, per le casse pubbliche si è registrato un utile annuo valutabile nell'ordine di 1,8-2,2 miliardi di euro. Questo beneficio sembra destinato a durare per diversi anni. Oggi sono oltre 2 milioni gli occupati stranieri, 550.000 le imprese gestite da immigrati. Rilevante è l'apporto che gli immigrati assicurano alle casse pensionistiche. Annualmente pagano quasi 10 miliardi di euro in contributi previdenziali, ma in considerazione della loro più giovane età incidono solo per lo 0,3% sui titolari di pensione. I benefici dell'immigrazione non sono solo di natura demografica e occupazionale. Un paese esportatore e a vocazione turistica come l'Italia può trovare un beneficio nel fatto di fruire di una promozione in tutto il mondo attraverso la rete dei familiari, dei parenti e degli amici degli immigrati e degli studenti iscritti alle università.
Si stanno guardanti male, si sali sull'alto punto e guardano male, non lo so perché. Non siamo ISIS, siamo italiani e qui si rimarremo. La xenofobia e il razzismo sono disfunzionali nella nuova società italiana. Attraverso l'esperienza di una pacifica convivenza interreligiosa, l'immigrazione può favorire il superamento delle contrapposizioni acuite dal terrorismo di matrice jihadista. Pur comportando aspetti problematici, il fenomeno migratorio è quindi una realtà positiva per il paese d'origine e per quello d'arrivo.